Buonasera a tutti, sono Soria Giorgio. Buongiorno a tutti. Allora, voi sapete, ormai tutti sanno perché siamo qua. Tutti hanno capito il motivo per cui ci hanno estromesso dai lavori. E la questione fondamentale è quella benedetta ghigliottina e quel benedetto signor decreto IMU Banca Italia che ha regalato quei soldi. E molti di voi, sono sicuro, sanno che mentre loro, per l'appunto, come ormai durante tutte queste sere abbiamo raccontato, mentre metteva la ghigliottina la signora Boldrini e mentre loro votavano per regalare questi soldi, insieme SEL e PD cantavano "O bella ciao", e questo molti lo sapevano. Non tutti, penso, sappiano però che poi noi siamo andati nell'aula di affari costituzionali, perché c'era in ballo anche la legge elettorale, e lì con in testa il ritornello che loro ci avevano cantato mentre occupavamo i banchi del governo, noi in realtà poi abbiamo riformulato quella che secondo noi doveva essere la canzone che loro avrebbero dovuto cantare mentre svendevano la nostra banca. E le parole della canzone sono molto semplici. Io l'ho messa in modo che adesso, una volta che io vi dirò le parole, insieme cerchiamo di intonarla, e mi fate questa cortesia, perché in affari costituzionali eravamo noi una decina. Non so l'effetto se la cantiamo tutti insieme. Allora l'ho messa, l'ho riformulata, in funzione del fatto che gliela cantiamo a loro, o meglio, gliela cantiamo adesso a lui, Bebetino. E le parole sono semplicemente queste: se lui svende la nostra banca, o banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi rivotare. Allora, pian pianino, la prima volta la facciamo tutti insieme, piano, mi sembra di essere quasi all'oratorio. Lì ci vuole viva! E se lui svende la nostra banca, oh banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi rinnovare. E se lui svende la nostra banca, oh banca ciao, banca ciao, banca ciao, 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 e se lui svende la nostra banca, tu non lo devi ricordare. Sappiate che usciranno delle foto mentre io ero lì dietro a riascoltarmi quando noi ce la stavamo dicendo in affari costituzionali, e ci avevo l'iPad attaccato all'orecchio perché non ricordavo esattamente le parole. Quindi quelle foto non sono io che ho qualche problema che sto con l'iPad così, ma è per questo motivo. Perché durante tutto ciò, durante il fatto che loro stavano svendendo la nostra banca, loro continuano a fare delle azioni che in realtà sono veramente delle armi di distrazione di massa, come abbiamo sempre detto. La storia degli 80 euro, l'abbiamo detta anche prima a Modena, dove avevano stampato i ragazzi, qualcuno di voi ce l'ha, questi 80 euro, no? Il fatto che questi 80 euro, in realtà, se io li tirassi fuori, se li avessi veramente in tasca come ce li avevo adesso, perché non vorrei ridarmeli subito, no? Renzi dice di averceli in tasca questi 80 euro, per ognuno di voi dice di avere in tasca 80 euro al mese, l'ha detto, ha detto che ci sono le coperture. Ma anche se fossero i suoi, ma se lui ce li ha, perché non ce li dà domani? Vero. I casi sono due, o non ce li ha e sono soldi virtuali, sono soldi che non contano nulla, quindi non ci sono le coperture, o in realtà ce li ha, e secondo me ce li ha, ci sono, perché lavorando in commissione bilancio io e Laura sappiamo che alcuni capitoli di bilancio e il modo di trovare i soldi c'è, ci sono, però li utilizza per altri scopi, perché lui ha detto che ce li darebbe dopo le elezioni europee. Allora, questo cosa vuol dire? Che mentre ci sono persone, come ha già ricordato anche Alessandro, ci sono persone che si sono suicidate, ci sono persone che ricevono delle cartelle esattoriali di Equitalia per aver
sforato di 0,70 centesimi, qualcosa del genere, mentre ci sono migliaia di persone, le sono di Brescia, anche della mia regione, nei coetanei, che scappano e vanno all'estero perché l'Italia non gli viene riconosciuto niente, mentre ci sono gli ospedali che sono nella condizione che tutti noi sappiamo, ecco, mentre succede tutto ciò, lui dice di avere questi soldi, ma ce li dà solo se lo buttiamo. Questo si chiama scambio elettorale. Lui chiede il nostro voto per darci i soldi. Queste qua sono tecniche mafiose. E quindi non dobbiamo cascarci, dobbiamo far capire a tutti i nostri colleghi, in ogni nostra singola battaglia, che tutti i nostri amici, i nostri compagni all'università, i nostri colleghi al lavoro, che non dobbiamo credere a questo circolo vizioso che sistematicamente si ripete. Vi abbasseremo le tasse, poi tolgono l'IMU e mettono la TASI che ci costerà di più dell'IMU, aumentano le accise sulla benzina, hanno aumentato la tassazione degli alcolici, quindi e poi sistematicamente ci raccontano sempre le stesse storie. E quello che vi voglio raccontare anche oggi, me lo sono scritto perché sono andato a prendere lo stenografico di quello che è successo oggi in aula, perché mentre noi siamo qua, sapete che tutti i nostri amici alla Camera e al Senato stanno continuando a lavorare. E oggi Renzi era in aula. E all'intervento che ha fatto la mia collega Paola Carinelli, lui ha risposto così: nel PD discutiamo senza bisogno di spegnere nessuno. Ci chiamiamo Partito Democratico per questo. L'ho tratto proprio dallo stenografico, dove si dice che, tra altre cose, poi l'hanno ripresa anche i giornali, il premier si rivolge a Paola Carinelli, che durante il dibattito è intervenuta criticando aspramente Renzi sul tema della legge elettorale. Lui continua e dice: vedo che il Movimento 5 Stelle ha un bisogno costante di intervenire contro il PD, quasi a creare un rapporto ancestrale che direi sia il bisogno psicologico di avere una relazione. Non... Noi abbiamo bisogno psicologico di avere una relazione. Dai. Completamente fuori testa, no? Perché poi tra l'altro lui riprende le espulsioni. Quando nel PD democratico, in 18 mesi, negli ultimi 18 mesi, ci sono state in realtà 519 espulsioni. Ma i nostri valgono di più, ragazzi. Sì, ma l'espulsione del PD, una che forse magari non è passata sotto, senza che nessuno di noi se ne accorgesse, è quella di Valentina Spada, che è stata espulsa, attenzione, perché ha denunciato in Sicilia che il candidato appoggiato dal PD era stato punto riferimento di Totò Cuffaro e di conseguenza, venendo lei da una cultura legalitaria, lei avrebbe appoggiato il candidato del Movimento 5 Stelle, Federico Piccito. Salvatore Cuffaro, detto Totò Cuffaro, e questi sono dati che trovate da tutte le parti, ha accertato la sussistenza di ripetuti contatti con vari esponenti di Cosa Nostra. Lei quindi ha detto: io mi esprimo contro il candidato che ha scelto il mio partito, perché ritengo che abbia dei contatti con la mafia e so che dal punto di vista della magistratura, della legalità, è stata accertata questa cosa. Quindi, con un atto di coerenza, lei ha subito denunciato questa questione e il partito cosa avrebbe dovuto fare? Prenderne atto e magari cambiare candidato. Invece loro, con la coerenza, cosa fanno? Siamo un po' stati in inglese, scusateci. Questa Valentina, l'elenco è ancora lungo, perché c'è un certo Carmine Parisi di Agropoli, cacciato perché aveva denunciato la speculazione edilizia. Poi, molto recente, il 28 febbraio, la federazione del PD di Salerno ha avviato l'espulsione dal partito per una senatrice, la senatrice Angelica Saggese, che insieme al deputato Guglielmo Vaccaro avevano occupato la sede del partito provinciale come protesta,
non per una cosa, per presunti brogli, ok? E vengono espulsi completamente. Quindi a quanto mi sembra di capire, il problema in realtà delle relazioni, bisogna spiegarglielo a Renzi e dirglielo in maniera molto chiara, non è nostro, non è delle espulsioni, non è nostro. Noi facciamo le cose con estrema coerenza, abbiamo poche regole, e magari tra di voi ci sono delle persone che si sono candidate anche a livello nazionale, ci sono delle persone che magari non sono riuscite ad entrare alla Camera e al Senato e rimangono coerenti e continuano a fare il loro lavoro. Ecco, se le persone che magari sono state invece elette alla Camera e al Senato non rispettano quelle poche regole che tutti noi, tutti in questa sala, riteniamo siano dei valori importanti della nostra, del nostro sogno, allora a quel punto queste persone devono prendere semplicemente una strada diversa dalla nostra, per coerenza. Questa si chiama coerenza. E un'altra cosa che mi voglio raccontare è proprio di questi giorni, perché girando sempre, poi noi tendiamo anche a rubarci per noi le cose, quindi è bello però mantenere un certo rapporto con quella che è l'attualità di questi giorni e di queste settimane. In queste settimane si è parlato tanto di quote rosa anche, per esempio, o meglio, la parità di genere all'interno delle istituzioni. Ora, noi abbiamo due regioni che vanno al voto con le elezioni regionali prossimamente, che sono il Piemonte e l'Abruzzo. Queste due regioni, come sempre, abbiamo fatto in Piemonte, tra l'altro c'erano già dei consiglieri regionali, poi la giunta regionale è caduta per vari motivi che magari avremo anche l'occasione di spiegarvi anche vis-à-vis, e quindi si sono ripresentati sempre con il solito metodo, e così anche in Abruzzo hanno creato invece una lista nuova per le regionali in Abruzzo e si è votato come sempre online e si sono fatti i meetup e cose di questo genere. Due regioni, e noi abbiamo oggi due candidati alla carica di governatore, uno della regione Piemonte e uno della regione Abruzzo, che innanzitutto sono due persone competenti, poi più nello specifico sono una donna e un uomo, e non abbiamo avuto bisogno di quote rosa. Non abbiamo riciclato persone che già erano nelle istituzioni, perché io vengo da Brescia e noi non partiamo, io continuerò a dirlo sempre ogni sera perché questa cosa a me non è andata, ma noi nel 2010 abbiamo avuto le elezioni regionali in Lombardia e il candidato più votato nella mia provincia, purtroppo, è stato un tale Renzo Bossi, il laureato. Io, succede che qualche settimana fa vado in televisione e mi trovo lì la domenica un senatore che in realtà è stato governatore della regione Lombardia per 20 anni e poi è stato promosso a senatore, un certo Formigoni. Vado sempre in quella puntata, mi ritrovo una che il primo giorno un anno fa, perché il 15 marzo noi abbiamo avuto la prima seduta, un anno fa, a Montecitorio, mi ha detto che dopo qualche mese ci avrebbe cacciato a calci dal Parlamento, una certa Santarchè. Okay? Ed era la gabbia, ed è la cosiddetta Santarchè. Poi abbiamo la notizia di questi giorni, no? Proprio in queste ore, un altro politico, il Presidente del Consiglio, che prende le sue riforme e al posto di fare come qualsiasi altro Presidente del Consiglio che andrebbe in Parlamento a far vedere le riforme e spiegarle, prende un aereo, va dalla signora Merkel per chiedere la benedizione e per far vedere le sue riforme alla maestrina Merkel. Queste tre tipologie di politici sono Renzo Bossi, che era la trota, la Santarchè, che è la pitonessa, e Renzi, che è un coniglio. Noi non dobbiamo più permettere in assoluto, né nei comuni, né nelle regioni, né a livello nazionale, né a livello europeo,
di avere trote, pitonesse o conigli, ma solo leoni che con eleganza combattono per rimettere a posto questo paese. Due indagati, Forza Italia e PD, ma mi sembra coerente. Il primo atto di coerenza che ha fatto Forza Italia e PD, bello applauso a Forza Italia e PD. No, aspettiamo a fare l'applauso. Allora, porto anche su un po' di dati, perché sono con Laura per l'appunto in Commissione Bilancio e i nostri colleghi sono anche venuti ogni tanto a vederci in Commissione Bilancio perché dicono che li carichiamo quando vengono a vederci in Commissione Bilancio. Perché siamo dei grandissimi stronzi, siamo sempre sul pezzo, non gliene facciamo passare una. Io questa cosa la racconto perché a Laura gliel'hanno detto anche in faccia, dopo degli emendamenti gli hanno detto sei proprio come un cane attaccato al polpaccio. Grazie Laura! A me durante i notti sul decreto del fare, dopo che intervenivamo sistematicamente ad ogni emendamento dicendo no, state sbagliando, no, alle due di notte questa, con gente che non riusciva più a alzare la mano, noi eravamo lì in trepolo e va, e a un certo punto mi ha detto basta serial killer. Perché bisogna stare sul pezzo, perché se ci addormentiamo un attimo rischiamo che come succede, come vogliono che succeda, fanno passare le porcate più in mani. Noi stiamo sul pezzo, poi magari passo per il semplice motivo che c'hanno i numeri, okay? Però le denunciamo. Noi abbiamo denunciato il fatto che sulla legge di stabilità, che è la legge più importante del bilancio dello Stato italiano, è la legge che fissa i paletti, dice dove bisogna spendere i soldi, noi abbiamo denunciato come sistematicamente non c'erano in realtà le coperture per fare quelle spese. C'erano dei problemi, continuavano a inserire dentro marchette perché il deputato di turno voleva finanziare la propria fondazione o perché l'ex sindaco di Padova voleva che passasse la tranvia a Padova e adesso è un senatore. Cioè capite, ci sono tutte queste cose. Noi abbiamo denunciate prima al presidente Boccia della Commissione Bilancio, quello che credeva che gli F-35 spegnessero gli incendi. Pensate che noi ci lavoriamo tutti i giorni, io sono anche vicepresidente della Commissione, quindi vi prego, ricordatevi nelle vostre preghiere. Poteva capitare sua moglie però. Abbiamo denunciato la stessa cosa alla presidente della Camera Boldrini, che non sapeva neanche cosa volesse dire bilancio in realtà. Allora abbiamo detto, facciamo uno step successivo, abbiamo scritto delle lettere per denunciare l'incostituzionalità, l'illegalità della legge di stabilità al presidente della Repubblica, mica presidente della Repubblica. Lei ha scritto questa lettera, ha spiegato per filo e per segno perché ritenevamo illegale, perché c'è già una legge, che è la legge della contabilità dello Stato, che definisce che non ci possono essere marchette nella legge di stabilità. Una legge che loro hanno votato, non è che l'abbiamo votata noi, l'hanno votata loro e la fanno. Quindi è illegale ed è incostituzionale perché viola l'articolo 81. Abbiamo scritto la lettera. Ci ha risposto? No, non ci ha risposto. Però qualche settimana fa la Corte dei Conti, quindi l'organo che costituzionalmente è preposto a valutare se effettivamente i conti sono a posto, la Corte dei Conti ha detto che mancano 13,7 miliardi di copertura nella legge di stabilità e ci ha dato ragione. Sono curiosi, non si sa da dove dovrebbero arrivare, vuol dire che loro li stanno già spendendo ma non sanno da dove dovrebbero arrivare. Allora noi siamo in una condizione in cui non possiamo più avere nessun livello delle persone del genere, cioè qua siamo in un paese dove il Partito Democratico al posto di promuovere le persone che magari sono coerenti o sono competenti e di classe e promuove i sindaci che in realtà non hanno mai frequentato, hanno frequentato molto poco il proprio consiglio comunale. Renzi nel 2012, tenti i numeri, io commissione bilancio, ragazzi, numeri, 8
siamo sul 45, rapporto di quasi 1 a 6. Renzi nel 2012 ha frequentato un consiglio comunale su 6. Allora io vi riporto e racconterò sempre questa storia. Voi immaginatevi di avere un lavoro che vi occupa dal lunedì al sabato. Se voi andate a lavorare solo lunedì, cosa vi succede dopo una settimana? Torno a casa. Nel 2013, nella prima parte del 2013, Renzi ha partecipato a 7 consigli su 17, un rapporto di circa 2 a 5. Ok? 2 a 5, poi è andata a lavorare lunedì e martedì, mercoledì e giovedì e venerdì state a casa. Cosa vi succede? Vi lasciano a casa, vi mandano a casa. Quindi, se una persona del genere, da sindaco assenteista, l'hanno promosso a presidente del consiglio, secondo voi dov'è che deve andare qui? Quindi dobbiamo fare di tutto veramente per mandarlo a casa. E l'unico modo per mandare queste persone a casa è partecipare. Noi non possiamo più fare l'errore che molti di noi magari hanno fatto in passato, che era quello di dire che non va bene niente e poi non fare niente. Quello di lamentarsi e poi non partecipare. Succede a tutti. Succede a tutti di andare al bar con gli amici e sentirsi dire dall'amico di turno, dal collega, ah ma ci hanno distrutto il futuro. Allora immaginiamo veramente questa cosa tutti insieme, che partecipando, se loro ci hanno distrutto il futuro, noi possiamo annientare il loro presente, perché sono attaccati alle persone. Diventiamo il loro presente partecipando, andando ai meetup, guardando, informando, perché siamo arrivati fino a qua, abbiamo preso 9 milioni di voti, 9 milioni di voti, senza andare in televisione, non eravamo personaggi pubblici conosciuti che andavano in televisione a ribattere su ogni singola cosa, eppure abbiamo preso 9 milioni di voti, perché tutti noi insieme, ogni benedetto giorno, andavamo in giro a raccontare qual era il nostro sogno e ognuno di voi e ognuno di noi aveva dei valori, ha dei valori, aveva un sogno e ha un sogno e andava in giro a raccontare qual era questo sogno, per cosa combatteva ogni giorno. A me a un certo punto nei weekend i miei amici si incazzavano con me perché parlavo di Movimento 5 Stelle e di politica e sono sicuro che succede a tanti di voi perché al lavoro continuate a parlare di Movimento 5 Stelle, eppure così abbiamo preso 9 milioni di voti. Non ci servono le televisioni, noi ci stiamo andando perché capiamo che dobbiamo raggiungere tutti, ma non ci servono le televisioni, non ci servono i giornali. Ci andiamo perché ci sono persone che ancora la rete non la raggiungono e quindi poi Alessandro gli fa fare sempre una figura di cacca con gli altri che c'ha davanti e quindi tra l'altro non quasi neanche smesso di invitarlo, quindi rendetevi conto. Però non ci servono, perché se noi partecipiamo, se noi capiamo quello che sta succedendo ogni singolo giorno e poi andiamo a informare gli altri, noi diventiamo una televisione, noi diventiamo un giornale, noi diventiamo un blogger, ed è questa la cosa che dobbiamo far capire a tutti. Io di solito sono molto attento ai numeri e ho imparato anche dai miei colleghi in questi giorni, questo anno in realtà, abbiamo iniziato la prima seduta il 15 marzo 2013, a essere anche un po' più poetico. Ora io voglio chiudere con questa cosa che ho ripromesso a me stesso e ad altre persone di dire sempre a ogni serata, almeno una volta al giorno, anche se certe volte mi vergogno e non lo faccio, però almeno una volta al giorno raccontarvi quella che è la storia dell'indice del nostro futuro, del dito del nostro futuro. Infatti ragazzi, prima facevano il dito. Se io alzo l'indice così e punto lì, qualcuno di voi guarda, Alessandro di solito guarda la punta del mio dito, se io punto di lì, qualcun altro di voi invece guarda il lampadario, qualcun altro va alle travi, ci sono lì e il tetto. Allora il nostro obiettivo oggi, ma il nostro obiettivo vero, il nostro sogno, quello che dobbiamo realizzare, che ogni qualvolta che noi puntiamo così, tutti,
smettiamo di guardare l'indice, smettiamo di guardare il lampadario, smettiamo di guardare le travi, il tetto, e ci ricordiamo che oltre l'indice, oltre il lampadario, oltre il tetto, ci sono le stelle. Grazie per voi. Grazie. 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 Grazie.